Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il candore di Maria ci incanta. Il suo segreto è stato l'obbedienza ai richiami dello Spirito Santo. Con umiltà e con coraggio ha sfidato l'andazzo generale, i timori di incomprensione e di disprezzo, le difficoltà che potevano sembrare insormontabili. Chi si preoccupa di piacere a Dio, confida nel suo aiuto, ha la grazia di vincere ostacoli che sembrano insormontabili. L'esempio di Maria è modello e la sua presenza è intercessione. Anima mia, tu eri perduta per sempre. Chi ti ha riscattata dalle mani del demonio? Il tuo Padre che è nei cieli, con che cosa ti ha comprato? Oro, argento, pietre preziose, molto di più. Ha versato il sangue di suo figlio, ha donato la sua vita. Anima mia, fermati sul Calvario e vedrai quanto sei costata al Figlio di Dio. Ma pensa anche che accanto a quella croce c'era Maria. Anche lei ha contribuito al mistero della salvezza. Miracolo, Santa Caterina da Siena. Già all'età di 12 anni, fanciulla quanto mai graziosa, attirava gli sguardi di molti e la mamma, Donna Lapa, la incitava a ornarsi e a far bella mostra di sé. Caterina, che già nel segreto del suo cuore si era consacrata a Gesù, rispondeva di non essere fatta per il mondo. A nulla valsero inviti, rimproveri, minacci di parenti, né le tentazioni e le insidie di Satana e del mondo. Caterina si raccomandava alla Santa Vergine con grande fervore. La Madonna allora le apparve e le disse: «Non temere, figlia, non spaventarti per le prove che sostieni, sii forte, resisti. Finalmente poté realizzare il suo sogno. Entrò tra le mantellate di Siena, crebbe in santità, fu la donna forte, provvidenziale per la sua città, per l'Italia e perfino per la Santa Chiesa». Offerta del giorno. Udendo il suono delle campane, recita un'Ave Maria. Devozione. Se tu avessi un peccato mortale nell'anima, corri subito a confessarti con pentimento. Se ti trovassi in pericolo di peccare, allontanati e rivolgiti a Maria. Giaculatoria. Se mi accogli, o Maria, sotto il tuo manto, non sol sarò salvo, ma sarò santo. O Vergine Santissima, sede della sapienza e madre del buon consiglio, facci conoscere quanto è bella, nobile, preziosa la nostra anima. Fa che noi ci impegniamo con tutte le forze per superare gli assalti dei nostri nemici spirituali, per salvare la nostra anima per l'eternità. O Maria, intercedi per noi e salvaci. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.